Minni e Topolino. Allora maestro, perché Berlusconi qui? Eh? Perché Berlusconi? Perché avete rappresentato per... È un simbolo. È un simbolo, è quello più attuale. Ecco qua, tantissimi chicchi d'uva, tutti colorati, sì, ovviamente, perché noi vogliamo dirlo ai nostri telespettatori. Sì. Questi che voi vedete sono tutti chicchi di uva che poi vengono verniciati. Sì, per il colore di Berlusconi. Per il colore di Berlusconi. Va bene. Allora, Minni e Topolino, quanto tempo avete impiegato? No, 17 giorni. Però, tanti quanto sono le edizioni di questa sagra. Sì. Va bene. La ringraziamo. Allora l'operatore può continuare la sua ripresa di questo carro numero 10, ripetiamo, di via Bebbiana. Allora, dunque il carro numero 10, Topolino che scogna il miglio. Minni accompagna il suon della pivetta, al cavalier dicono salendo la scala. Hai voluto la bicicletta e adesso pedala. Se questo desio solo ti appaga, brinda con il vino doc di Solopaca. È la rima che accompagna il carro numero 10 di via Bebbiana. Veramente un bel carro. Ecco, quel signore è Berlusconi, è Berlusconi, è Berlusconi con la sua sciarpa bianca su questa bicicletta di epoca, bicicletta di epoca, e dietro c'è Minni e Topolino sul trono. Qui in effetti c'è un gioco di parole, è un gioco di parole, e ve lo dobbiamo spiegare un poco, se no non riuscite a capire. Se Minni e Topolino ha in mano del miglio, e poi c'è un attrezzo che in dialetto si chiama uvillo, praticamente un battitore con il quale si facevano uscire i semi dai chicchi, dal grano in effetti. Allora Topolino scogna il miglio e Minni lo accompagna al suon della pivetta. Qui c'è il gioco di parole, scognamiglio, pivetta. E al cavaliere dicono: hai voluto la bicicletta e adesso pedala.